Voglio darvi l'idea per un fantastico panino vegetariano. Zucchine grigliate, ciatine di pomodoro e crema di burrata. Scopriamolo insieme. Tagliate a fettine sottili le zucchine lavate, fatele grigliare su una pentola rovente, metteteli in un contenitore, conditeli con sale fino, olio extravergine d'oliva, menta fresca, mescolate bene. Tagliate a metà i pomodorini pachino, fate soffriggere olio, uno spicchio d'aglio, versateci i pomodorini, condite con sale, pepe, lo zucchero, fate cuocere per 15 minuti. Passato questo tempo, sfumate con l'aceto e fate cuocere per altri 15 minuti, fate raffreddare in una ciotola. In un contenitore alto versate la burrata, le foglie di basilico, l'olio extravergine d'oliva, frullate con un mix di immersione fino a ottenere una crema molto omogenea. Componete il panino tagliando a metà il pane ciabatta, sulla base mettete la crema di burrata, disponete tutte le zucchine grigliate, sopra fate un bello strato di ciatine di pomodoro, mettete altra salsa sul coperchio, chiudete, prezzate leggermente e che dire, irresistibile.